cari ragazzi e ragazze, vi voglio dire una cosa. A voi piacciono le auto da tamarrare? Oppure la serie di film di Fast and Furious? Ebbene, da quando nacque quel film, nacquero una valanga di videogiochi che hanno come scopo principale modificare la propria auto facendola diventare un bolide da corsa degno di un'auto della 24 ore di Le Mans. Ebbene, vedremo un titolo della serie di Need for Speed. Non è uno dei primi episodi, ma questo, l'ultimo decente episodio. Buona visione! Tutti voi conoscete la serie di videogiochi di Need for Speed che iniziò proprio nella prima metà degli anni 90, che all'inizio era semplicemente un clone di Test Drive e poi, andando avanti con gli anni, ha seguito una strada tutta sua e continua ancora oggi? Ebbene, noi vedremo non uno dei primi episodi, ma vedremo l'ultimo episodio decente prima della decadenza totale. Infatti, vedremo Need for Speed Most Wanted, uscito nell'anno 2005. Ciao, sono Josie Maran, interpreto Mia in Need for Speed Most Wanted. Mi raccomando, corri solo nel gioco, sulle strade. Guida con responsabilità e indossa le cinture di sicurezza. La storia in Need for Speed Most Wanted inizia con un flashback in cui noi siamo un pilota che ha una BMW M3 GTR super modificata che sembra proprio un'auto che deve correre alla 24 ore di Le Mans, e il nostro scopo è semplicemente gareggiare contro il numero 15 della Blacklist, Razor, che si diverte tanto a prenderci in giro come se fossimo l'idiota di turno. E alla fin fine noi perderemo la nostra macchina semplicemente perché lui ha imbrogliato, ma non vi voglio dire come, lo dovrete scoprire da soli quando giocherete a questo gioco. Ma vi garantisco che la trama è molto semplice, leggermente accennata. E comunque, qua non è che conta molto, conta di più l'azione. Ma analizziamo invece con calma gli aspetti tecnici del gioco. Partiamo dalla grafica, che qui la EA ha fatto un lavoro veramente straordinario. Abbiamo ambientazioni molto dettagliate, ricchi di colori e poligoni, e soprattutto ci sono degli ottimi effetti di luce, degli ottimi sprites che sembrano proprio vere le ambientazioni. Stessa cosa sono i veicoli, che sembra che si siano concentrati molto di più nella realizzazione dei modelli poligonali dei veicoli. Sono talmente reali che sembrano proprio vere le automobili, ci viene quasi voglia di toccarle. Ma non sono realizzate bene soltanto all'esterno, ma anche gli interni. Si vedono benissimo gli interni molto dettagliati delle controparti reali. E questa grafica vi garantisco che è molto veloce e fluida, certo è stata ben studiata perché in questo gioco conta molto la velocità, quindi deve essere un motore grafico per niente pesante. Ma il vero pezzo forte sono anche le cutscene che compariranno ogni tanto nel gioco. Sono state realizzate con attori veri in carne e ossa che sono stati integrati nella grafica CGI del gioco stesso. Ma sono stati
ben inseriti e riescono a dare una buona recitazione alla trama e un pizzico di quello che potrebbe essere la vera potenza grafica di questo gioco. Una grafica che è ancora oggi abbastanza gradevole. Sul lato del sonoro, invece, abbiamo tanti effetti sonori che sono stati ben studiati, ci immergono proprio in una sorta di realtà virtuale. I rombi delle automobili sono poco reali, ma del resto sono comunque abbastanza gradevoli da ascoltare, perché ci danno l'impressione della potenza del motore e delle nostre automobili. E anche per quanto riguarda i rumori ambientali, non sono tanti, però se li ascoltiamo con molta attenzione, sono abbastanza veri e riescono a farci capire che siamo proprio in una città vera e propria. Ma il vero pezzo forte sono le musiche di sottofondo. Sono tutti brani tendenti al rock e all'hard rock, al metalcore, anche all'elettronica e anche al rap. Sono stati fatti da tanti di quegli artisti famosi, come ad esempio i Disturbed, gli Static X, i Rock, oppure Styles of Behind, oppure Sunny Clay. Beh, ce ne sono tanti, non ve li voglio dire tutti. Tranne soltanto che ci sono musiche per ogni evenienza. Una nota di merito bisogna darla anche al doppiaggio in lingua italiana. E bisogna dire che è stato realizzato bene, certamente, per farci capire come è l'atmosfera corsistica del gioco stesso, è vero. Ma c'è un piccolo problema: alcune frasi sono troppo ripetitive e poco incisive. Riportato un possibile codice 6 in direzione ovest nel tunnel di Lyons. Ho bisogno che un'unità intervenga. Invece, sul lato della giocabilità, Need for Speed Most Wanted è un titolo corsistico molto arcade, non è un simulatore di guida. E bisogna dire una cosa, che all'inizio noi cominciamo a giocare con i flashback in cui giochiamo tre gare, che certamente ci serviranno per far capire la trama, ma serviranno anche per farci vincere un po' di soldi. Poi, alla fin fine, quando avremo perso la BMW M3 GTR, dobbiamo ricominciare da capo e per farlo dobbiamo comprare una nuova macchina. E all'inizio al garage abbiamo soltanto 4 automobili a disposizione: una Lexus IS300, la Fiat Grande Punto, sì, la Fiat Grande Punto, una bella macchina italiana, anche la Chevrolet Cobalt Super Sport e la Volkswagen Golf GTI. 4 macchine che dipende che possiamo scegliere a seconda di come vogliamo la nostra accelerazione e potenza ottenuta di strada. Sì, perché ogni macchina ha una propria potenza, quindi sceglietele molto bene le macchine. Poi, dopo che avremo scelto, dobbiamo semplicemente gareggiare contro tutti i 15 piloti della blacklist e recuperare la nostra macchina sfidando il numero 1 della blacklist, cioè Renzo, il cattivone della trama. Ma vi dico una cosa, non è che noi prendiamo la macchina e gareggiamo semplicemente così come se niente fosse. Dobbiamo per prima cosa andare al garage e potenziare la macchina. Possiamo potenziare il motore, tutto il resto, che serve per farla diventare un bolide. Poi modificare anche l'estetica per renderla irriconoscibile dal modello di serie, ma anche per renderla un po' unica. E anche cercare soprattutto di non farci beccare dalla polizia. Sì, perché finalmente dopo Hot Pursuit 2 ritorna la polizia dopo un bel po' di episodi, che qui ci darà parecchio filo da torcere. Le forze dell'ordine cercheranno in tutto il modo di fermarci, e dobbiamo stare molto attenti perché mano a mano che aumenterà il nostro livello di ricercato, come potete vedere nella barra in fondo a sinistra dove c'è la mappa, diventeranno molto più agguerriti e ci daranno molto filo da torcere. Per cercare di battere i piloti della blacklist dobbiamo fare gare, aumentare la nostra taglia e fare delle prove speciali che ci serviranno e come per tentare di riuscire a battere questi piloti o vincere la loro macchina, oppure dei soldi, oppure dei pezzi speciali. Sì, e vi garantisco che
All'inizio possono sembrare molto facili i primi due, ma mano a mano che andremo avanti diventeranno molto agguerriti e difficili da battere, quindi guidate bene le macchine. E le automobili che abbiamo a disposizione ce ne sono tantissime, ce n'è una per ogni genere, per ogni tipo, ce ne sono tante americane, tante giapponesi e tante europee. E anche le sfide che dovremo fare, dobbiamo fare tante di quelle sfide che consentiranno nel danneggiare i veicoli della polizia, fare danni a costi per lo Stato, aumentare la nostra taglia, insomma, servono soprattutto per farci aumentare il nostro livello di priorità e far aumentare anche la nostra notorietà. Oltre alla modalità carriera, ci sono anche una modalità di serie sfide composta da ben 68 eventi. Sono soprattutto gare in cui noi non utilizzeremo le macchine che abbiamo utilizzato nella modalità carriera, ma utilizziamo delle auto che ci darà a caso il gioco, e se vinceremo, vinceremo delle auto speciali o dei pezzi speciali che non si utilizzano nella modalità carriera. Consigliato? Sì! Questo fu l'ultimo decente episodio della serie di Need for Speed Most Wanted, nonostante ha fatto un po' un passo indietro per quanto riguarda l'idea di modificare la macchina, sì, perché in Underground 2 potevi modificarla a piacimento quanto ti pareva, qui invece no. Il gioco risulta essere molto divertente, molto frenetico e non vi annoierà mai. E se non l'avete ancora trovato Most Wanted, potete trovarlo anche la versione limitata Black Edition, che è una confezione più curata, contiene qualche auto speciale che potete usare anche nella modalità carriera e miglioramenti grafici. Oppure se volete c'è anche per PlayStation 2, che non è un granché, c'è anche per Xbox 360, è stato un suo titolo di lancio, c'è anche per Game Boy Advance e Nintendo DS, e anche per la prima Xbox se volete. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima recensione, gente, ciao! Laps in a track, keep it moving, it's on now, making it work loud, chasing it. Watch the bomb, what now? Watch the battleship, it's on.